I vigili del fuoco in campo per le emergenze e per la tutela delle persone, rischiando spesso anche la propria vita per salvare quella degli altri. In questo anno in cui i caschi rossi si sono stretti intorno alle famiglie dei loro colleghi deceduti nel corso di un intervento che si è poi rivelato di origine dolosa, la comandante provinciale di Salerno, l'ingegner Rosa Deliseo, vuole lasciare un messaggio ai suoi uomini, sottolineando anche l'impegno e il coraggio necessari nel loro lavoro. In questo momento io posso dire ai miei uomini di continuare l'attività che noi facciamo, non solo come lavoro, ma davvero come una scelta di vita, perché è ovvio che l'attività che svolgiamo comporta dei rischi continui e bisogna stare attenti perché ovviamente la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche sugli interventi, per noi è fondamentale, ma ci sono casi in cui purtroppo puoi adottare tutta la sicurezza, ma l'evento accade, soprattutto se l'evento è un evento doloroso. Quindi non è dovuto a un fatto naturale, ma è voluto da alcune persone. Noi ci auguriamo che queste cose non succedano mai, perché veramente lì non riusciamo a difenderci e manca soprattutto la motivazione principale del nostro lavoro, che è quello di andare per salvare delle persone, non per porre, diciamo, rimedio a degli atti dolosi come è avvenuto in quest'ultimo evento. Sono per fortuna dei casi molto rari, perché per lo più noi lo facciamo il nostro lavoro quando la gente ci chiama per essere soccorsa e questo ci dà ancora una volta una motivazione. Quindi ai miei uomini dico di continuare a fare bene il loro lavoro perché l'abbiamo scelto e per noi è importante portare la sicurezza e la salvaguardia alle persone. E questo è anche il motivo per cui sono qua, per lanciare questo messaggio. L'ingegner Rosa Deliseo traccia inoltre un bilancio del lavoro svolto dai vigili del fuoco che operano sul vasto territorio salernitano in questo anno che sta per concludersi 2019, che seppur ha fatto registrare un numero inferiore di interventi su incendi boschivi, ha però richiesto una maggiore presenza dei caschi rossi sui luoghi colpiti da maltempo. Novità importanti sono invece attese per il prossimo anno 2020, quando, come annunciato dalla comandante provinciale, la presenza dei vigili del fuoco sul territorio sarà rafforzata grazie all'apertura del distaccamento di Agropoli. Sono qui dal 1° giugno, quindi metà anno 2019 l'ho fatto. Devo dire che al momento già conosco bene la provincia e le sue problematiche ed è stato comunque un anno difficile perché ci avviamo a fare un numero di interventi sui 14.000, quindi in linea col 2017 quando abbiamo fatto una marea di incendi boschivi. È ovvio che quest'anno è inciso molto il maltempo che abbiamo avuto nei mesi soprattutto di ottobre e novembre e di recente anche venerdì scorso. Non so se siete a corrente dei grandi danni che ci sono stati a Salerno e in parte sulla provincia. Quindi sicuramente spero che l'anno prossimo sia un anno dal punto di vista interventistico abbastanza tranquillo. Ci prepariamo con un comando che mette le radici per un nuovo distaccamento, che è il distaccamento di Agropoli e che quindi va a migliorare la presenza sul territorio dei Vigili del Fuoco. Un comando che vedrà nel corso dell'anno aumentato anche l'organico della centrale dei distaccamenti e che dire, continuerà con grande stregua il nostro lavoro anche di contatto con le istituzioni locali, con le comunità, i rapporti col territorio che per me sono importantissimi.